Ciao ragazze, allora iniziamo subito con le recensioni, vi dico già che registrerò tipo 3 o 4 video uno dietro l'altro in modo insomma di anticiparmi un po' per una questione di tempo. Allora oggi parliamo del Blistex Med Plus che è, per chi non lo sapesse, un emolliente per le labbra. Dico emolliente perché in realtà non è il classico burro cacao che quindi praticamente uno stende ed ha solamente per avere un po' le labbra morbide. Questo qui in realtà dovrebbe essere un ristrutturante labbra. Ha un odore di mentolo, quindi molto forte. Io quando l'ho comprato, e l'ho comprato un bel po' di tempo fa, l'ho acquistato perché avevo queste labbra proprio molto 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 screpolate e avevo bisogno di qualcosa che appunto mi desse questo effetto proprio riparazione. Per cui andai in farmacia, ho acquistato questo qui perché si acquista prevalentemente in farmacia. E ha questo appunto un odore di mentolo, quindi è molto forte, molto fresco sulle labbra. Quando l'applicate vi dà proprio questo effetto forte, insomma. E si presenta appunto nel tubetto. Vedete che è quasi finito perché l'ho usato veramente per tantissimo tempo. Poi in realtà l'ho un po' abbandonato perché ho notato che quando lo stendevo al momento avevo queste labbra molto molto emollienti, molto idratate e mi piaceva molto anche questo effetto molto forte sulle labbra. Però poi dopo notavo che le labbra in realtà erano sempre più screpolate, quindi tendevano a creare insomma quelle pellicine che danno un po' fastidio. Allora vi dico un attimo un po' le caratteristiche. Questo qui è all'interno del tubetto, ci sono 7 ml di prodotto e costa mediamente intorno ai 5 euro. Io quando l'ho acquistato mi ricordo che lo pagai tipo 6 euro, comunque adesso si trova mediamente intorno ai 5 euro, 5,50 euro, poi dipende sempre dalla farmacia. Vi dico, allora, io sapete che non sono un'esperta degli inci, per cui non sto mai a parlare di, diciamo, i componenti chimici o quello, è molto raro che lo faccia, però in questo caso ci tengo a leggervi i primi ingredienti, petrolatum, lanolina e poi ci sono cera e vari ingredienti, burro, burro di cacao, vari oli, insomma. Quello che a me non piace molto di questo prodotto è proprio il fatto che nei primi posti degli ingredienti ci sta proprio il petrolatum e la lanolina. E sinceramente non è che mi piaccia tanto questa cosa. Trovo che sia comunque per chi non ha grossi problemi, diciamo che ha già di suo delle screpolature o comunque delle pellicine evidenti, o che comunque appunto soffre di queste pellicine che quasi si staccano. Possa essere un buon prodotto, io l'ho adorato per tantissimo tempo, poi vi ripeto, l'ho abbandonato perché ho notato questa cosa, poi ho provato altri prodotti, ho avuto modo di notare le differenze per cui l'ho un po' abbandonato, non l'ho buttato, infatti è ancora qui. Soprattutto io lo consiglio nei periodi proprio quelli là invernali, proprio quando magari si secca, ci sono ragazze che con il raffreddore si screpola tutto intorno alle labbra, nonostante al di là del naso, ma si screpola pure intorno alle labbra. Io questo lo usavo anche un po' tipo Vicks quando appunto d'estate, d'inverno voglio dire, mi soffiavo il naso, si arrossavano i laterali delle narici, per cui io lo utilizzavo anche quasi nei lati, però appunto lo facevo tanto tempo fa. Quello che trovo scomodo di questo prodotto è proprio la questione tubetto, perché per esempio una persona che ha le unghie abbastanza lunghe come le mie, per prenderlo lo deve prendere appunto con l'unghia, non basta il polpastrello, perché comunque, ma questo è un po' tutti i prodotti nel tubetto che mi danno questo problema, è che io non amo, infatti tendo sempre a prenderlo con un bastoncino di diciamo tipo quella per girare il caffè o comunque con qualsiasi altra cosa, tipo con la coda della pinzetta, con qualsiasi altra cosa che non sia il dito, perché altrimenti dovrei far sprofondare insomma l'unghia all'interno del prodotto e non mi piace tantissimo. Quindi niente ragazzi, se avete proprio queste labbra eccessivamente screpolate, magari e volete provare un prodotto di farmacia e non avete insomma al momento dove acquistare altri prodotti, questo può andare bene. Però se siete delle patite degli inci, io magari ci penserei un attimo, proprio perché in virtù del fatto che dai primi posti ci sono proprio due ingredienti che secondo me non sono proprio granché. Niente ragazzi, spero che questa recensione sia stata utile, spero di fare recensioni sempre più brevi, insomma brevi, in modo da non fare video troppo lunghi. E se avete domande o richieste in particolare, mettete un commento qui sotto, mettete il pollice in su e iscrivetevi. Ciao ragazze!